Intervista a Elisabetta Gregoraci, tratta da Di Più. Mi sarebbe piaciuto tanto avere una bambina. Ormai ho una certa età, non credo che riuscirò mai a realizzare questo sogno. Però non si sa mai. Qualche mese fa, durante una puntata di Domenica In, Elisabetta Gregoraci aveva lasciato intendere di avere un sogno che più di ogni altro le fa battere il cuore, quello di diventare madre una seconda volta. Ebbene, dopo una estate vissuta alla ribalta conducendo con successo lo show musicale estivo Battiti Live, Elisabetta sembra sempre più vicina a coronare quel sogno. Il futuro di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci con il compagno Giulio Fratini. Nel futuro Elisabetta ha tanti progetti, professionali ed amore. Dicono gli amici della conduttrice calabrese, ex moglie di Flavio Briatore e madre del giovane Nathan Falco, che oggi ha 13 anni ed è sempre più proiettato nel mondo dell'imprenditoria del padre. Da qualche mese, lo ricordiamo, Elisabetta ha ufficializzato la sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini, 32 anni, inserito dalla rivista Forbes nella lista degli imprenditori under 30 più influenti del mondo. Dice Elisabetta Gregoraci di Giulio Fratini: ci siamo conosciuti per caso. Eravamo entrambi sullo stesso treno. Lui a un certo punto mi ha aiutato a mettere a posto le valigie, però una volta scesi, non ci siamo più visti per molto tempo. Invece si dice che Giulio Fratini, colpito dalla bellezza della Gregoraci, le abbia scritto subito Instagram un messaggio privato. Ma la showgirl ogni giorno riceve centinaia di messaggi e non aveva fatto caso a quelli che le invia Fratini. Così da quel primo incontro sul treno sono passati 2 anni. Quando si sono rivisti non si sono più lasciati, dicono gli amici. All'inizio lei era titubante, non voleva correre troppo, specie per il figlio Nathan Falco, ma anche per il suo ex marito Flavio Briatore, con il quale è rimasta in grande sintonia. Proprio per il rispetto che porta a Flavio Briatore, a lungo Elisabetta ha cercato di nascondere e spesso di smentire la storia che stava nascendo con Giulio Fratini. Anche in seguito, quando l'amore è scoppiato, hanno vissuto da coppia clandestina, fino a quando le foto scattate dai fotografi hanno reso pubblica la loro storia. Quando ha capito che il suo rapporto con Giulio Fratini era stato scoperto, Elisabetta ne ha subito parlato con Flavio Briatore. Sì, la prima persona che ufficialmente ha saputo della svolta sentimentale che aveva preso la sua vita è stato proprio l'ex marito e padre di suo figlio. Sicuramente non è stato facile per Elisabetta. Per Flavio è molto importante la famiglia che abbiamo messo in piedi, al di là del divorzio, ha detto la Gregoraci. Ma non è facile neppure per il mio nuovo amore avere a che fare con tutto questo. A volte stiamo a pranzo tutti insieme e capisco che per Giulio non sia facile. Ma Giulio Fratini evidentemente ha superato l'esame. E in punta di piedi piano piano, è riuscito a ritagliarsi una vita con Elisabetta e di riflesso anche con Flavio Briatore, che pare rispettarlo molto. Per non parlare di Nathan Falco, con il quale sembra proprio andare d'accordo. Il nuovo anno porterà delle grandi novità a Elisabetta Gregoraci, soprattutto in campo affettivo, dicono gli amici. C'è chi dice che stia addirittura pensando al matrimonio. Qualche tempo fa dell'Elisabetta era apparsa sui social con abito da sposa.